Grazie Presidente, ne userò molti meno. Innanzitutto io rinnovo il ringraziamento alla mia collega e vicepresidente di commissione, Cristiana Paciocco, per l'enorme mole di lavoro, di ascolto, di mediazione e di sintesi che è riuscita a fare con la delibera di ieri, ma soprattutto con la delibera che stiamo discutendo in questo momento. Ho sentito molte cose dai colleghi che mi hanno preceduto. E io vorrei far fare una riflessione su un particolare. Dovremmo pensare e immedesimarci per un attimo in quella che è la vita di una persona con disabilità, in quella che è la vita di una famiglia dove c'è una persona con disabilità. E dovremmo anche cercare di immedesimarci negli sforzi quotidiani che fanno queste persone per non abbattersi, per rivendicare con forza i loro diritti, per cercare anche di sapere quali sono i loro diritti, perché a volte neppure li sanno. Allora io penso e credo fermamente che quello che stiamo facendo oggi è non solo un atto importante, non solo un enorme passo avanti, ma un atto dovuto a queste persone che ogni giorno in silenzio continuano con dignità ad andare avanti. Noi dobbiamo assolutamente evitare di fare quello che è stato fatto nel passato ed è una delle cose che più spesso ho detto ai colleghi che ci hanno preceduto nelle amministrazioni precedenti. Quando si tiene ad un argomento, quando si tiene ad una situazione, ecco, allora si fa di tutto per metterla in sicurezza. E metterla in sicurezza vuol dire che l'opera di questa situazione, l'opera che svolgono queste persone deve essere messa in condizioni di continuare a prescindere dalla politica. E il fatto che nella nostra consulta, nel come vogliamo vedere noi la consulta, cittadine e quelle municipali, a differenza di come sono le consulte in altre città, sia assente la parte politica, penso che sia un grande passo in avanti lo svincolare la politica dalla parte civile. Oltretutto non capisco le rimostranze delle persone, dei consiglieri che mi hanno preceduto, che non vogliono riconoscere il giusto diritto anche ai singoli all'interno delle consulte. Ecco, forse non si pensa a volte che l'attività all'interno delle consulte è un'attività a livello completamente gratuito e le persone che vogliono dare una mano e vogliono partecipare alle consulte già hanno una vita molto difficile come organizzazione della vita familiare, come risorse economiche e risorse temporali da poter mettere a disposizione per questo servizio, perché è un servizio far parte della consulta cittadina. Noi con questa proposta già riusciamo a dare una grande mano, snellendo delle procedure e mettendo a disposizione degli spazi e del personale dell'amministrazione. Però non possiamo pensare che questo possa essere sufficiente. In ogni caso, non è neanche detto che le persone che hanno una disabilità o i familiari delle persone che hanno una disabilità abbiano la voglia o sentano la necessità o si sentano rappresentate da delle associazioni, per cui è giusto prevedere anche la partecipazione dei singoli. Io penso che sia un enorme atto di giustizia e di democrazia, oltre che di inclusione e partecipazione. Credo fermamente che anche con la norma transitoria si riuscirà a rendere armonico la presenza delle consulte nei municipi e rendere armonico anche il funzionamento tra la consulta e l'osmosi tra la consulta cittadina e le consulte municipali. Ultimamente non ci è sembrato di capire che questa osmosi non sia stata proprio felicissima. E quindi noi invece vorremmo che tutti possano avere la loro voce, il loro giusto spazio,
all'interno delle consulte, che tutti possano essere messi in condizione di collaborare e di avere le giuste informazioni. Non ultimo, e qui vado a chiudere, è un grande passo in avanti, sicuramente. Come tutte le nostre proposte, prevediamo di fare un monitoraggio per vedere se ci sono margini di miglioramento, perché tutto nella vita è perfettibile. E quindi anche prevedere questo monitoraggio io penso che sia un grande segnale di coraggio, ma anche una speranza, perché tutto quello che non ci è venuto in mente, tutto quello che non è stato magari ancora proposto, potrà essere in seguito inserito. Ringrazio di nuovo la mia collega per il suo lavoro e soprattutto ringrazio le consulte per l'enorme e volontario supporto che ci hanno dato per costruire questa delibera. Grazie.